Bella di Francia, eccola qui, Donatella. Donatella. Eccoli. Sono le pagine di un libro che durante la pandemia l'ho letto e poi si è ingiallito all'improvviso. Allora ho deciso di metterlo su una tela, l'ho attaccato e poi mi è venuto il colore. Sì, sì. Beh, sì, con un pennarello ho fatto subito uno schizzo di questa coppia, si intitola La Crisi. Ho fatto questo schizzo e poi subito con la spatola ho fatto un po' un letto tipo baldacchino, immaginario, erano tipo in un viaggio, ho fatto tipo un sogno. Sì, sì, sì. Però l'hai visto un verso in questo. Sì, perché poi c'è la fusione del frusto dell'amore, sì, che include anche la parte razionale, maschile, anche con questo stile. Lara? Allora, al di là dell'interpretazione che può essere personale, poi ognuno può interpretare come vuole, di questo quadro quello che mi interessa sono le trasparenze, cioè, perché è un quadro ricco di trasparenze. Al di là di quello che può essere l'interpretazione, che poi ognuno può dare l'interpretazione che vuole, voglio dire, in un'opera così, però queste trasparenze impegnano a osservare, impegnano ancora di più a entrare nell'atmosfera, perché anche questo, come ce ne sono altri qui, è un quadro di atmosfera, è un quadro che crea un'atmosfera, per cui è un quadro che io trovo, al di là dell'Oregon, dei colori, di quello e di quell'altro, a un certo punto io trovo che sia un quadro molto ben riuscito e molto ben realizzato. E poi per essere una mano così giovane, perché lei è giovane, a un certo momento è una mano felice. Avanti, avanti. Complimenti. Grazie.